Oreste Rossana. Prima di dare la parola al nostro Monsignore Rossana, abbiamo detto c'è una parte costruenza, prima l'abbiamo sentita, e una parte destruenza che col vernacolo la nostra Rossana può ricordarci. Prego. Grazie Giuseppe. Ed ora te canto, me arriccio stupenda, cangiau la tua vita, finiste tremenda. Non ci su più strade pulite una volta, e amate una parte con solo una rota. Non c'è più la gente d'un tempo fedata, e povera riccio restaste ingannata. C'è tanta mondizia da tutte le parti, del riggio restaro soltanto le scarti. Rossiglie del riggio, che ancora sia in tempo, rossiglie e passa sto brutto momento. Puoi ancora ricogliere l'antico successo, iettando ste gnobbele dritte in docesso. E parte davvero con grande riscossa, a tutte ste lordi scavamo già fossa. Mantene sicuro a tua grande promessa, che i torri gitani non so tanto fissa. Rossiglie del riggio, che chiste un momento e torna la nuovo nurando pur tempo. Grazie Rossana. Rossana Rossomando, Don Denisi, il microfono è per lei, ce l'ha Oreste, glielo sta passando Oreste, così può intervenire, è il suo momento. Buonasera a tutti, permettete che vi esprima la mia sorpresa e il mio stupore entrando stasera qui in questi primo piano di questo palazzo e trovare tante foto di iniziative che sono state svolte e di vedere tanta gente, siamo 70-80, di 80 anni. Non pensavo che a Reggio ci fosse questa realtà, non sapevo almeno, dichiaro la mia ignoranza, un luogo dove si discute molto liberamente, al di là di opinioni, come diceva Peppe all'inizio, di diverso genere, e in qualche modo un laboratorio, come lo chiamate, io direi un pensatoio di libertà che riesce a fare proposte. Se posso essere realista, perché mi piace esserlo, avrei avuto piacere se si fossero stati più giovani di entrambi i sessi. Questo è il mio parere. Anche da questa parte, Peppe, sul palchetto, perché siamo tutti, non diciamo l'età perché dice che non si dicono, ma gli uomini lo possono dire, ormai siamo della quarta età, credo. Io lo sono, gli altri. No, tu no. Santoro, gli ho fatto togliere pure la cravatta perché si era presentato tutto incravattato. Gli ho detto io mi vergogno di presentarmi io prete in queste condizioni. Tra l'altro non sapevo che c'erano tante toilette nelle donne anche. Non dispiace, e neppure a me prete di vederlo. Di constatare. Certo, se invece che di parlare io stasera su visioni, soprattutto ci fossero stati i miei nipoti, ce n'ho, e pronipoti, ce n'ho di più, forse avrebbero potuto dire cose più valide sul piano dei sogni, delle prospettive, degli orizzonti, perché di questo a un certo punto
cari amici, dobbiamo cominciare anche a ragionare, perché il passato lo conosciamo. Reggio è una città che ha 3.000 anni di storia documentata nei documenti di archivio e nei documenti di pietra e di resti dei monumenti che ci hanno lasciato i terremoti e i turchi. Quanti anni, quanti secoli ha davanti a sé Reggio? Me lo chiedevo un momento fa, pensando a questi 3.000 anni passati. Io non lo so, tra l'altro non sono un profeta, né figlio di profeti, si dice nella Bibbia. Penso però che ne possa avere, perché Gesù Cristo non ha stabilito quando ci sarà la fine del mondo. E la legge dell'entropia degli scienziati non ha fissato quanti millenni ancora avrà la nostra Terra e soprattutto lo spazio e i pianeti. Speriamo di trovare posto per l'umanità anche di 6 milioni di più, anche sugli altri pianeti, e non ci preoccupiamo troppo demograficamente di essere troppi. Anzi, stiamo vivendo l'inferno demografico. Meno male che ci pensano l'Africa, l'Asia, nonostante che alcuni nostri governanti si preoccupano e chiudono i porti, eccetera, ma non vorrei scivolare nella tentazione che io, Antonino Denisi, ho e per la quale, la tentazione politica, voi avete capito, ho pagato anche il prezzo nella mia vita, e giustamente. Amici, possiamo piangere sul passato e sul presente e sul futuro che verrà. Possiamo anche fare la poesia, e il mio amico Oreste ha ideato e anticipato, e a me sta bene un po' di ottimismo, però c'è bisogno di più di realismo. Così io ho studiato con Aristotele la filosofia realista, Aristotele, Tommaso d'Aquino, Kant, eccetera eccetera, no? Anche Benedetto Croce. Bene, sono state dette alcune cose giuste e valide. Potrei finire qui dicendo una sola cosa, che però dirò alla fine, voglio dire qualche altra cosa, se no dite che sei venuto a fare qua. Io non sono, vi ho detto, un profeta, ma per avere visioni, dice Papa Paolo, Papa Francesco, e lo diceva anche Papa Wojtyła, ci vogliono i profeti. I nostri padri hanno sognato, hanno avuto visioni. I nostri figli dovrebbero realizzare quelle visioni, e i nostri nipoti molto di più, se no. Ma devono continuare anche ad avere visioni, ad alimentarsi di proposte, non magari come quelle di Tommaso Moro, la città com'è? E di Tommaso Campanella, anche lui la città del sole. Le utopie, cioè quello che non esiste in nessun luogo, l'utopia, non ci serve. Ci serve la profezia, quella sì, perché di quella abbiamo bisogno per alimentare il coraggio, l'entusiasmo, il protagonismo di cui parlava, ma anche avere idee chiare, avere progetti, essere capaci di fare programmi e di realizzarli, tenendo conto di chi ci dispone. Faccio un esempio solo. 1946, ce lo ricordiamo tutti,
Alcuni sono andati pure a votare, io no, ancora. La Costituente. Sono stati eletti un certo numero in ogni regione i collegi elettorali. Sono stati eletti una dozzina di donne soltanto su 400, 600, 500. La Calabria, potrei dire qualche nome, ma non voglio riconoscere. La Calabria ha presentato alle elezioni una donna che è morta due giorni fa. Maria Mariotti. È stata convinta da un vescovo grandissimo di Reggio. Purtroppo poi ci muoiono i personaggi grandi. Antonio Lanza, calabrese di Castiglione e Cosentino. E si era presentata, non è stata eletta dai calabresi, per pochi voti, dopo è stato detto, ma anche se non fosse stata eletta per un voto, non è stata eletta. E sono andati dalle altre regioni italiane. Oggi abbiamo davanti a noi elezioni. Abbiamo davanti a noi elezioni europee, comunali, regionali e poi anche tra qualche anno anche nazionali. Ma chi presenteremo noi ad essere gli amministratori del comune di Reggio? Gli amministratori della regione Calabria? Chi manderemo a Strasburgo? Poi là ci sono i collegi interregionali, mezzo da Napoli in giù, e quindi immaginate se saranno candidati quelli di Reggio. Mi ricordo nelle passate alcune elezioni fa, non europee, c'era candidato per il Mezzogiorno anche Gaetano Cingari, si possono fare dei nomi. Chi è stato eletto invece, non mi ricordo se anche in Calabria, mi pare di sì, un prete della Liguria, si chiamava, credo che è morto, non mi ricordo in questo momento, permettete che abbia qualche vuoto di memoria, no? Un prete che era contestatore, almeno consili. Con gli altri vescovi successivi andava d'accordo. Siri gli voleva bene, però non erano delle stesse sue idee, perché era un conservatore, un aperturista, il prete. Siri era un conservatore, quindi, però è venuto nel Mezzogiorno e l'hanno eletto. Dobbiamo essere popolo, mio caro, sì. Questo Papa va dicendo. Bisogna però innescare processi per poter avere un futuro, avere un orizzonte, cioè una forza culturale, una forza politica, una forza amministrativa, una forza religiosa, ecclesiale, di popolo, non di populismo, evidente, ma del popolarismo di cui ha parlato 100 anni fa esattamente Luigi Sturzo, fondando un partito che ha chiamato popolare, un prete. Ma non so perché ora io sto ricordando i preti, proprio forse perché sono prete anch'io, ma sarà pure giusto. Amici, le cose sono veramente serie. Ve ne dico una sola, non entro nella rivoluzione del 70, io non c'ero a Reggio, io ero a Potenza, dove sono rimasto 10 anni, con un vescovo che poi, guarda caso, è venuto a Reggio. E a Potenza mi hanno detto, ma l'hai fatto trasferire tu a Reggio perché sei reggino e volevi ritornartene a casa.
Immaginate se io avevo il potere di fare vescovi, mi sarei fatto io, scusate, la mia... Sì, servo inutile. Alcotte ha scritto una commedia su Sorrentino, il diario, due volumi di diario, scritti col sangue, oltre che con la penna. E quando io questi diari, lui me l'ha consegnato e mi ha detto: Antonino, fai quel che vuoi. Io ho avuto la presunzione di pubblicarli, sono stato criticato perché potevano essere interpretati male. Mi ha detto un mio, non confratello, un mio superiore. Però Monsignor Sorrentino, che ha scritto dei diari che potevano essere interpretati male, perché diceva delle cose vere a proposito di alcuni vescovi che pur essendo regini avevano operato più per altre zone della Calabria, ma non si tratta qua di lavorare per altre zone o lavorare per Reggio, qua si tratta di lavorare per la comunità, per il bene comune. Perché se io lavoro solo per Catanzaro, solo per Reggio, io sono partigiano. Quando è arrivato Sorrentino, ma permettete che non parli di Sorrentino, perché parlerei di me stesso e non è giusto. Chiudo con l'esempio che dicevo prima. Abbiamo i bronzi, va bene, ma non abbiamo solo i bronzi, il nostro museo è tutto qualcosa di grande che non sfigura neppure dinanzi al British Museum, neppure dinanzi ai musei egiziani del Cairo o di Torino. Però abbiamo anche altre cosette, ma non dico che cosa, sia a Reggio sia in provincia, non solo in bronzi. Agli inizi, credo del 2000, mi posso sbagliare di qualche anno o di quinquennio, si voleva fare qualche opera in città che rimanesse nella storia artistica di questa città. Ed era stata lanciata un'idea che era arrivata a un architetto di fama internazionale, irachena, si chiamava Zaha Hadid, come si chiamava? E gli era stato commissionato la riabilitazione, no? Una riqualificazione della lungomare e la parte bassa della città, e aveva formulato un progetto chiamato Waterfront. Questo progetto non è stato realizzato. Sapete perché? È stato pagato il progetto, perché immaginate se la Zaha Hadid quando viveva o il suo studio di New York non si faceva pagare un progetto preparato, anche se poi non è stato realizzato. E poi partiva dalla zona del porto di Reggio Calabria e arrivava fino a questa zona, quindi era una riqualificazione di quello che era lo skyline, cioè di quella che era la linea, chiamiamola così, estetica, no? Con tutta una serie di servizi che in maniera sinuosa arrivavano fino a qui. Non è stato realizzato per motivi di bottega politica, perché era stato commissionato da un'amministrazione di un colore, poi quel colore non è stato più protratto il mandato elettorale e l'amministrazione successiva di un altro colore non l'ha voluta realizzare perché era stata ideata, progettata e commissionata
da un colore politico. Questo siamo. Questo è realmente è un progetto di cui si è parlato, hanno abbattuto la vecchia stazione nella zona del porto, insomma c'è tanto e tanto altro. In effetti gli artisti delle muse, come voi potete notare, le fotografie che passano hanno un po' o migliorato o hanno rappresentato un po' la nostra storia. Maria Teresa Giaretto con i bronzi e con l'Ordine dei Pinzefiri, Adele Leanza con la zona delle Motte, quindi il territorio di Monte San Giovanni. Per Filippo Bucca questo è un portale che si identifica in un corpo femminile della zona di Archi, la nostra Cristina Benedetto che ha identificato la zona delle vicino a Saline, una zona montuosa molto particolare, metamorfica. Pina Calabrò e l'opera, questo paesaggio che voi vedete a tessera di mosaico in basso, ancora Cristina Benedetto con queste conformazioni metamorfiche, una visione ideale della Fata Morgana per Filippo Bucca, fotografie con questo Etna immanente per Angelo Meduri, Ruggero II per Francesco Locoteta, dove diventa paesaggio e diventa storia il personaggio stesso, questa figura reale, Le origini di Reggio, lavorati con la raffia da Antonella Laganà, ancora Il nostro mare di cui parlava Santoro per Francesco Locoteta, la bellissima locandina che ha fatto per Filippo, che indica questo passaggio, no, del tapirulan sulla città, e poi Tridetti per Mimma e Gorgone, che l'ha identificata un po' con questo gioco di mattoncini colorati, e per Santina Milardi e con la nostra storia architettonica che un po' ci accompagna e che dovrebbe essere un po' un recupero della nostra memoria. Mi avvicino da questa parte, l'appello ha visto due risposte, pregherei di venire qui sul palco Federica Dieni. Noi abbiamo conosciuto l'onorevole Dieni durante, così come anche lo stesso Pompino, durante un appello che abbiamo fatto lo scorso anno quando si andava appunto alle elezioni nazionali. Vi ricordate, invitammo a un pubblico confronto, tutti hanno avuto lo stesso minutaggio, al ritmo, come si suol dire, di clessidra, hanno risposto a delle domande che io estrapolavo con un bussolotto, tanto per ricordare i nostri criteri oggettivi. Quindi lei ha sentito, onorevole, quindi sicuramente avrà qualcosa da dire, da aggiungere, da togliere, da cacciare, anche perché siamo proprio prossimi alla città che dovrà venire, agli amministratori che dovranno arrivare. Dico anche questo, c'è chi dice che ci vuole una donna, c'è chi dice ci vuole un uomo, chi vuole dare il potere tra virgolette a una figura che possa ingentilire, no, il ruolo amministrativo. Prego. Buonasera a tutti, intanto grazie di questo momento di confronto, sempre utile dibattere su temi così importanti per quelli riguardanti la nostra città. Allora, il titolo del confronto è la città che verrà, quindi quello però lo decideremo noi. Decideremo noi come cittadini, come elettori, ma anche come forze politiche, perché le forze politiche hanno una grande responsabilità. Io ho preso spunto da molti degli interventi che molto interessanti si sono susseguiti questa sera. Non vorrei essere ripetitiva, però la politica purtroppo, per fortuna, è quello che poi andrà a determinare le sorti della città, della regione, dell'Europa, e quindi è normale che noi dobbiamo essere consapevoli. Dobbiamo essere consapevoli, ma dobbiamo essere cittadini attivi. Quando dico attivi intendo che non basta votare, non basta poi andare a mettere una X nella urna elettorale per poi disinteressarsi. Quindi i cittadini devono intanto... il primo intervento è stato un po' critico nei confronti della politica e lo capisco. Io ho 32 anni, da quando ero ragazzina. Fatto da un politico. Fatto da un politico, ma non do tutti i torti, perché comunque. Dice politico pentito. Politico, ma la politica si fa in tanti modi, si può fare anche facendo delle scelte quotidiane, come ad esempio scegliere dove fare la spesa, se fare il piccolo negozietto sotto casa per aiutare un piccolo commerciante, anche se costa un pochino di più, piuttosto che andare nella grande distribuzione, si può fare in tanti modi. Quindi io già da ragazzina mi interessavo di politica, criticavo molto quello che avveniva
nelle stanze del palazzo, perché dicevo questo non è giusto, quest'altro non è giusto, io avrei fatto così, mi è capitata questa possibilità, non sono andata a cercarla. Non ho mai frequentato partiti tradizionali perché non vedevo gente opportunista o che cercava di fare politica perché magari li conoscevo anche, senza arte del parte si buttavano lì perché era la cosa più semplice, quindi mai avrei pensato di farle in prima persona. Ci ho provato con un movimento nuovo del quale condividevo molte idee. Ovviamente si condivide gran parte delle idee, però poi uno è responsabile quello che fa, quello che pensa e quello che dice lui stesso. Ti chiedo scusa che ti interrompo, poi da un certo punto di vista, io mi sposto per il fatto il microfono che si impara, mi siedo qui, poi dal punto di vista politico, come vedete la città che dovrà avvenire? Avete una vision, tanto per intenderci, o una mission, direbbe sul tavolo, visto che parla internazionale? Sicuramente ovviamente dipende da come uno intende la politica, per questo stavo facendo questa premessa, perché noi non la vediamo, almeno io non la vedo come un modo per fare carriera. Noi per esempio, io nel mio secondo mandato non mi candiderò a sindaco della città, so che è una sfida molto impegnativa, molto importante, molti mi hanno anche chiesto, però noi abbiamo queste regole e so che ci vogliono le persone giuste. Ora stare a guardare e non fare niente è brutto, poi ognuno si può impegnare come ritiene. Al momento noi, lo dico proprio per correttezza, non abbiamo individuato i candidati, quindi stiamo cercando di creare le precondizioni. Se ci sono le condizioni noi faremo una lista, altrimenti non è detto che ci sia il Movimento 5 Stelle Reggio Calabria, noi ovviamente confidiamo che ci possa essere, quindi lo dico proprio per correttezza, perché non è finalizzato a occupare quel trono. Non è la persona sola ovviamente che fa la differenza, ma il riscatto sociale, l'idea di modificare ovviamente la cultura delle persone, perché sicuramente se in queste condizioni è colpa della politica, ma è colpa anche nostra che non controlliamo, che siamo lì, ci lamentiamo magari al bar, ma poi non incidiamo, non siamo un popolo, non siamo uniti, non siamo una città che unita va a combattere per determinati diritti, perché poi purtroppo anche quello, l'educazione civica che manca nelle scuole, fa sì che i cittadini, i ragazzi, confondano magari, ma anche con gli adulti, il diritto con un favore, quindi voglia la concessione del politico, quindi mai tutto questo deve avvenire, sta a noi ovviamente non consentirlo. Cioè se io vado all'ospedale e ho bisogno di un posto letto, non devo lesinarlo chiamando il medico, perché questo non è corretto. Io neanche quando ho rivesto questo ruolo ho mai fatto una cosa del genere, e credo che occorra dare l'esempio. Questo è. La città è una città ovviamente bellissima, non può vivere sicuramente di mare e di sole, perché questo può passare a noi, nel senso che poi quando siamo fuori non vediamo l'ora di tornare a casa, perché ognuno vuole tornare a casa sua, la nostra città è bellissima, però vediamo tutti lo stato in cui verso, quindi sicuramente molti vedono, sono anche molto rassegnati, vedo ragazzi non ci sono perché spesso vanno fuori per trovare un lavoro, perché concentrati su se stessi vogliono provare a migliorare la propria vita, è normale che sia così. Si potrebbe fare di più, ma ci vuole una società pronta a volerlo fare, quindi un cambiamento culturale che richiede sicuramente del tempo. Sono fiduciosa e credo che se ci sono se c'è la volontà di persone per bene, di persone che ci vogliono mettere la faccia, di persone che contrastano anche il fenomeno dell'andrangheta, perché è vero, la politica con l'andrangheta ci va a braccetto per i voti, è più facile vincere quando c'hai qualcuno dietro che ti fa la campagna elettorale, che magari ti aiuti in qualche maniera anche facendo 15 liste candidate per un unico candidato. Quindi ovviamente sta anche a noi scegliere di o mettersi in gioco, scegliere di votare la persona, le persone che più ci rappresentano. Quindi abbiamo una grande responsabilità da cittadini. Ovviamente il problema della criminalità organizzata è un problema sentito, è un problema forte, e sta a noi. Io mi ricordo quando Gratteri ha detto che nella pubblica amministrazione purtroppo è infiltrata tantissimo, nella politica è infiltrata in molti aspetti della società, e sta anche a noi evitare di frequentare certi ambienti, perché poi anche lì abbiamo un dovere, seguire le parole, i fatti, e non essere rassegnati, alzare la testa, perché certo da soli è più difficile, però se siamo tanti e abbiamo il coraggio di fare, si può veramente cambiare la città, però dobbiamo partire da noi stessi. Come vedete voi il trasformismo? Si sta vedendo in questi giorni uno spostamento di una scacchiera che si muove, come lo vedete voi? Se te lo posso chiedere e poi mi sposto. Allora, è un fenomeno che c'è sempre
fallito, è ovvio che è molto difficile che questi vengano riconfermati, quindi ci si tende a spostare da una parte all'altra. È una cosa negativa che sta a noi contrastare quando decidiamo di andare a votare. Quindi ricordiamoci, bisogna avere memoria. Grazie, grazie all'onorevole Federica Pieni. Da quest'altra parte non mi sposto, tu vuoi salire qui per favore per una questione di telecamera. Giuseppe Pommino, che noi abbiamo conosciuto come presidente del Parco Nazionale della Trastromonte, lui è referente di cultura e identità. Siccome non tutti sapete che cosa è cultura e identità, così come l'ho scoperto io poco tempo fa, ci dice anche che organo è cultura e identità, insomma, brevemente, e naturalmente la tua visione, che insomma, in modo da dare quel tempo per fare gli interventi. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Cultura e identità è evidentemente un'associazione culturale che esalta e innalza valori identitari e culturali, diciamo nella loro accezione più ampia e più duratura. E quindi ho partecipato non solo come cittadino, ma anche, diciamo, in veste di questo ruolo a questo importante dibattito, molto stimolante, per il quale ringrazio i relatori per gli spunti. Vorrei tuttavia, Peppe, se tu me lo consenti, ritornare un po' al titolo per cercare di cucire, seppur in due minuti, il mio pensiero, le visioni e i pensieri per peggio. Ora, questi due termini sono, a mio avviso, due dimensioni che non necessariamente coesistono. Intendo dire che si può avere una visione, ma essa rimane incompiuta se poi non c'è un pensiero in grado di elaborarla, di condurla, di portarla a compimento, come pure ci può essere un pensiero che rimane inutile in assenza di una visione, di una immaginazione, di qualcosa che ti spinge a superare un limite spazio-tempo. Ecco cos'è la visione, cioè la capacità di vedere ciò che ancora non è e di anticiparlo. Ora, la coesistenza del pensiero, quindi della capacità di elaborazione, di traduzione, di codificazione e della visione compongono ed edificano il progetto. Cioè, senza queste due dimensioni il progetto non può avvenire. D'altra parte, cos'è il progetto? Proiectus, cioè io getto innanzi, cioè creo le premesse, a proposito di ciò che si diceva prima. Creare le premesse significa costruire ciò che dovrà essere e che ancora oggi non è. Ora, si dà il caso che, poiché abbiamo chiamato in causa il popolo, il moto, la reazione, la coscienza collettiva, l'intelligenza di una comunità, beh, vorrei precisare che il popolo ha reagito e continua a reagire nell'istante in cui, con un atto che è un atto di responsabilità, fa una consegna, cioè consegna ad un rappresentante, e funziona così, ci piaccia o no, consegna ad un rappresentante che poi deve interpretare e deve progettare, deve predisporre, deve condurre il cammino, quella visione e quel pensiero. Quindi ecco l'atto della consegna in cui il popolo delega, ed è così. Allora cosa succede? Che se io delego il futuro di una città che ha quei 3.000 anni di storia, e colui che raccoglie questa delega non è in grado di formare il progetto, è chiaro che quella premessa a cui si faceva riferimento prima, in maniera molto efficace, viene meno. Cioè si consuma nell'atto della fiducia un successivo poi atteggiamento
di tradimento. A me pare che, poiché anche i giovani sono stati chiamati in causa in quanto i detentori di una entusiastica visione, ma l'età media di questa amministrazione non si può dire certo avanzata. Quindi per me il problema c'è, io non voglio ripiegare assolutamente, né scivolare né cedere alla tentazione di fare del facile, esattamente, non è questo. Però attenzione, perché c'è un problema che ormai si è manifestato, che è in quella incapacità di creare le premesse per domani. Attenzione, gli effetti immediati sono quelli che noi cogliamo nell'istante, in questa congiuntura, ma gli effetti postumi sono quelli che derivano dal fatto che non si è progettato, e quindi per 30 anni ancora la città di Reggio sarà una città ferma, perché non si sono create le premesse di quella visione, di quella anticipazione che avrebbe dovuto condurci a ciò che oggi non è, ma che doveva essere. Allora, io durante il mio percorso, che è stato un percorso montano, come molti di voi sanno, ho incontrato molti intellettuali. Per intellettuale io non intendo l'erudito, non intendo colui che è dotato di una istruzione superiore, non è questo. Ho incontrato molti intellettuali contadini. Cioè, io ho sperimentato nel contadino la capacità di immaginare, di credere con un atto spirituale che poi ti infonde la fiducia, e di progettare attraverso l'elaborazione di un pensiero. E allora, a mio avviso, la nostra scelta deve essere una scelta che ci conduca verso qualcuno che, ricevendo quella delega, poi consuma un atto, che è un atto artistico, cioè deve avere la sensibilità di un artista, che sia un poeta, cioè che sappia attraverso le parole poterci fare entusiasmare, perché qui oggi il grande vuoto è anche questo, cioè che oggi la città non crede, non è in una condizione di suggestione creativa, di entusiasmo, di passione, manca questa passione. E allora voi alzate una bandiera, innalzate un monumento, issate un vessillo e vedrete come il popolo reagisce. Io l'ho sperimentata questa cosa. Fate credere in una icona, in un'immagine, in una poesia, in un verso, la comunità, e la comunità risponderà con entusiasmo. Ecco perché io mi appello alla figura dell'intellettuale, qualcuno che ci faccia di nuovo riappropriare di quel sentimento che ormai si è spezzato, a mio avviso. Questo è sostanzialmente quello che io volevo dire, spero di non averla fatta lunga, però per chiudere ringraziare di nuovo i relatori. Io ho trovato in ciascuno di voi gli elementi di questo mio ragionamento: il pragmatismo, la passione, il senso e la sensibilità che vuol dare significato anche alla cultura e alla sua rappresentazione. Lei ha parlato del teatro, alla spiritualità, cioè all'esempio e alla capacità di offrirsi all'altro come se quell'esercizio a cui siamo chiamati fosse una missione. Ed è, sono stati i concetti richiamati nelle figure alte che lui ha citato, da Don Denise. Ecco, trovate la sintesi e allora penso che ci possa essere anche per Reggio la costruzione di un progetto
non già sulla nostalgia, ma già sulla capacità invece di potersi immaginare oltre. D'altra parte, sia da un segno, sia dall'altro segno, giusto per non creare disequilibri nella mia esposizione, noi siamo stati appassionati, ci sono state delle stagioni, sia per un verso sia per l'altro, ripeto, in cui il cittadino di Reggio si è sentito orgoglioso di abitare questa città. Le abbiamo sperimentate e quindi a quelle dobbiamo tendere. Grazie. Grazie. Allora, facciamo chiaramente chi deve andare. Allora, due domande da questa parte e due dall'altra. Le domande devono essere mirate, veloci e non fatite nome e cognome così com'è. Io parto prima, non perché sono, perché sennò voi dire: presidente, non mi avete fatto parlare, dottore Ginto, avete domande, stavolta niente. Bene, da questa parte chi è che vuole? Ah, ecco, c'è, soprattutto all'istruttore, ha parlato di popolo. Una domanda: chi è il popolo? E che cosa è il popolo? Ma rivolta a chi? Se tu Denisi prende pure la sua postazione, così almeno sappiamo a chi è rivolto. C'è un'altra domanda da queste parti? Che qualcuno, c'è qualcuno di qua che vuole fare qualche domanda da questa postazione? Perché, sì, dite nome e cognome, così poi a chi è riferita, perché se no io dimentico. Se c'è una domanda, volevo fare una riflessione. Bello quello che ha detto il professore Lombino di questa visione che bisogna avere del futuro, perché noi regini purtroppo siamo sempre pronti a piangerci addosso, cioè a vedere soltanto le cose negative senza renderci conto, e qualcuno lo diceva che invece bisogna farlo, che ognuno di noi deve saper costruire lo stare insieme, avere questo senso di identità e di comunità, perché fare il bene degli altri significa anche fare il bene nostro, no? Perché c'è una sorta di osmosi in tutto questo. Però credo che quello che a noi regini manchi sia proprio il senso della cittadinanza. Io sono stata insegnante di storia e sono stata sempre convinta che forse perché da noi, nel sud, nell'Italia meridionale, l'esperienza comunale dei comuni, dove già per la prima volta si sperimentava il governare assieme, non c'è stata, perché nel momento in cui nell'Italia centro settentrionale questo avveniva non avevamo le monarchie assolute. Quindi è rimasto in noi forse ancora, purtroppo, il senso della sudditanza, qualcuno lo diceva pure prima, non ci sentiamo cittadini, siamo ancora sudditi, ancora andiamo a cercare appunto il favore in qualunque campo, molte volte lo facciamo anche perché cioè, se non lo faccio poi non lo può e l'altro interna di più. Insomma, una mentalità che deve essere ricostruita, perché altrimenti non andremo mai avanti. Dobbiamo cercare di diventare veramente cittadini di questa città. Poi l'ultimo intervento di qua, prego. Da qua nessuno? Siete così? Andiamo dall'altra parte, così poi tanto ognuno di voi, ecco perché dovete dire a chi è rivolto, in modo che loro possano. Uno, prego. Sono Matteo, non è più che altro una domanda e una riflessione. All'amico Vino vuol dire quello che manca a noi, i giri, manca la tolleranza. Cioè tolleranza, il senso della tolleranza, il senso di ascoltare gli altri e di confrontarci con gli altri. Perché non siamo gli unici depositari, ognuno di noi, l'unico depositario è la verità. Altre verità non esistono fuori delle nostre. Quindi mancando la tolleranza, quella di confrontarsi con gli altri, magari pensare che quello con cui ci confrontiamo possa avere ragione, è un grosso deficit del regime. Poi riguardo al senso del bene comune, ecco, in questo caso mi ricollego anche a quello che diceva Don Denisi. Noi abbiamo un lungomare che si chiama Falco Madà, ma il lungomare Falco Madà non l'ha costruito Falco Madà, né l'ha pensato Falco Madà. Se noi vediamo l'asse del lungomare, parte nel 1986, quando c'era l'arrivo di Gallo, che portò il finanziamento, c'era un progetto, però
lo realizzò Falco Madà, o perlomeno l'ha ultimato Falco Madà. Quindi tutto non dobbiamo lungo mai Falco Madà. Il figlio, che non è lungimirante come il padre, è vero, è stato pensato da Peppe il progetto, però l'avrebbe realizzato Giuseppe. È sempre stata l'illusione di Giuseppe, non di Peppe. E questa è una mancanza di visione ben comune. Invece di trovarci in Museo del Mare, ci troviamo un ignobile parcheggio. Non so se andate lì a Porto, è un ignobile parcheggio, dove nessuno andrà a parcheggiare e fa la fine di quello che si è fatto al tempietto. Questa è la divisione di lungimiranza di questa amministrazione. Ricordiamoci i primi atti di questa amministrazione, quali fu? Permesso delle droghe leggere a Reggio e non è del registro dell'Unione Civica, come se a Reggio il problema più importante fosse il traffico, mutuando la definizione giurista e chiude il problema di Palermo. No, quindi noi abbiamo degli amministratori che volano molto alto, non so come le cose vengono degli abiti del Palermo. Cosa facciamo vedere a Reggio? A Reggio manca la progettualità. Io l'idea che c'è di Reggio, folle, visionaria, è che tutti gli edifici pubblici a Via Marina, scuole, si vadano via, che quelli si siano trasformati in alberghi, non in bed and breakfast, non porto nessuno, alberghi, poi avere il turno operator, non dell'agenzia di viaggio, che porta le persone qua. La mia visione per il ponte di Messina, un ponte sullo stretto, perché è un centro di attrazione, quante persone verrebbero a vedere, tanto quante maestranze ci vogliono per realizzarlo e per mantenerlo, quante persone verrebbero a vederlo. E poi ricordiamoci le bellezze che noi abbiamo, Cipri, oltre a Reggio, e Penti d'Atti, Lorenzo, possiamo fare circuiti che hanno gastronomici. Questo, bisogna lavorare su questo, essere visionario, pensare a questo, essere un po' fuori. Fuori avere le visioni e sulle visioni fare dei pensieri e ragionarci su quello. E poi non è vero che la Regione si ribella. Io nel mio piccolo, pur avendo dato il sindaco Arena, il mio sindaco all'epoca, io vedi un progetto su Piazza Duomo che prevedeva tutti gli alberi tagliati. Nel mio piccolo ho fatto un piccolo movimento su Facebook, 12.000 persone sono ribellate. Non so se poi il progetto è stato realizzato, era quello che era pensato, però quello è stato realizzato, è stato diverso. Il nostro piccolo si sono arrabbiati. Quindi non è vero che Reggio si ribella, Reggio si ribella. Quindi... Grazie a Bruno Matteo. Dopo il dottor Bruno Matteo, il preside è appunto Marciano. Solo una riflessione che vorrei rivolgere all'onorevole di che è giovane, solo per questo. Perché cara onorevole, mi permetto di dire che io i capelli li avevo neri, si sono fatti bianchi. E questi stessi discorsi li sentivo quando avevo i capelli neri. E li condivido tutti, perché ciascuno dei relatori ha detto qualcosa in cui io mi sono sempre ritrovato. E allora può darsi che la storia, poi quando qualche giovane, ma non lei, giovane ancora a venire, si incontrerà col mio cognome e dirà: oh guarda, questa aveva detto questo, aveva pensato questo, aveva fatto questo. In sintesi, intanto c'è, caro dottor Nicolò, una forte polverizzazione a Reggio Calabria di attività di ogni specie. Pensi, quando io sono arrivato a Pella, nella scuola media, 20 anni fa, ho cominciato a relazionarmi e a rapportarmi col territorio, ho scoperto che c'erano 33-34 associazioni di tutti i tipi. È evidente che a fronte di un discorso di questo genere, qualsiasi sindaco della città voglia dare un contributo ad un'associazione perché svolga una certa attività, finisce nella polverizzazione e non si fa niente. È morto il carnevale per la Pesa, eccetera. Su Facebook, perché pure io da poco sono diventato maniaco di queste cose, perché sono stato costretto a prendere un telefono nuovo, moderno, eccetera. L'altra volta c'è questa rubrica fatta da Reggio Città Meravigliosa,
è stato fatto un intervento sulla Coca-Cola di Reggio Emilia e ho fatto il mio, la mia considerazione, no? Ma come fa uno stabilimento a chiudere e nessuno ha detto niente a Reggio Emilia? Non c'è. Io ero preside, gli appellano, venivano i genitori, ci dobbiamo trasferire. E perché? Hanno chiuso la Coca-Cola. Ma come hanno chiuso la Coca-Cola? Nessuno ha detto niente. Ma qua non c'è mafia, non c'è. Stiamo parlando della Coca-Cola, cioè una organizzazione che è potente in tutto il mondo, al momento pure sulla Luna. La Coca-Cola, si fa andare via la Coca-Cola, ma stiamo scherzando, è possibile un discorso? Allora, amministrare non è facile, io ho amministrato nel mio piccolo, non è facile amministrare. Ma devono andare quelli che sanno. Però bisogna, devono andare quelli che sanno, ma chi sono quelli che sanno? Quelli che hanno idee, quelli che hanno, che hanno la forza di portarle avanti queste idee, è chiaro? Quindi amministrare, tutti qua sarebbero capaci di amministrare, ma non è così facile amministrare, glielo posso garantire, perché innanzitutto bisogna avere il senso della responsabilità verso gli altri, essere altruisti, saper credere in quello che si fa anche se è sbagliato, ma bisogna farlo. Noi qui abbiamo avuto anni in cui ogni anno, ogni 6 mesi cambiamo un sindaco. Come si fa ad amministrare una città a questa, in questa maniera, cara onorevole? Perché lei è giovane, ha una carriera politica davanti a sé e deve far cambiare. Come si fa a dire che il Reggio deve essere una, deve sfruttare il turismo? Ma il turismo non si inventa da oggi a domani. Dove noi vediamo turismo, lì ci sono tradizioni radicate negli anni, nei secoli. Quindi, e poi volevo fare un'altra riflessione, dottore. Quando parlate di educazione civica nelle scuole, ma vi riferite al fatto che gli alunni debbano sapere come è fatto il Parlamento, che il Presidente... No, e allora quella non è educazione civica, è educazione, punto. L'educazione civica come l'abbiamo studiata noi... Pulire le strade, non rompere i sedili. E allora, quella è educazione. L'educazione civica come l'abbiamo studiata noi a scuola parlava di altre cose, quindi l'educazione. Ma chi si riferiva in particolare? Dottor... Al Conte o. Dottor Nicolò, perché era fatto l'unico. Allora, educazione è una cosa che deve essere radicata, anzitutto deve essere impartita dalle famiglie. La scuola contribuisce a far sì che i ragazzi interagiscono tra di loro. Scusate se sono stato prolisso. Vabbè, quando viene, qualcuno può prendere, visto che insomma. Allora, presidente la chiamata di distrarre e poi concludiamo con Anna Ferraro. Allora, stasera quando sono uscito l'argomento, l'ho considerato un argomento molto doloroso e ho pensato che Peppe fosse uscito veramente pazzo quando ho letto che erano visioni, no? E posso dire, voglio dire molto sinteticamente, che la diagnosi che è stata fatta usando delle terminologie mediche è veramente, da parte di tutti i relatori, è complementare e perfetta, solo che la prognosi resta molto riservata, ma molto riservata, anzi il malato è sul letto di morte. E questo, diciamo, non mi fa piacere dirlo, perché in effetti quando sono venuta ero veramente, diciamo, afflitta, nel senso perché noi stiamo soffrendo molto in questa città come cittadini. Però io voglio rivolgere anche, adesso dovendo essere sintetica, voglio rivolgere un invito anche ai politici che qui presenti, o comunque a chi si interessa di politica, non nel senso partitico, perché io sono presidente di un'associazione e l'altra sera trovandomi insieme ad altri presidenti di associazioni avevo detto: ma perché noi come presidenti non cerchiamo di unirci un po' per cercare di risollevare, dare un'attenzione maggiore ai problemi della città? E non lo so, penso, l'ho buttata lì durante una conviviale
pensando che forse si potrà fare, però non lo so se si potrà fare. Cioè, quello che manca, il salto poi concreto. Ora, in effetti mi è piaciuto molto la sequenzialità del discorso del dottor Bombino, però chiedo al dottor Bombino, la sua associazione, io non la conosco nella sua dimensione pragmatica, in quello che vuole fare. Perché i politici, o chi si interessa di politica, si muovono all'ultimo momento, quando si è in prossimità di elezioni? Perché si sente questo fermento, si sta formando questo? Lo sentiamo nell'unica TV locale che funziona a Reggio, perché l'altra, la TV noi non la sentiamo, noi nel centro storico, quindi ci affidiamo solo a questa TV locale, perché non ce ne stanno altre, non abbiamo l'alternativa, no? Anche questa è una povertà locale, perché significa monopolizzare un pensiero, vuol dire veicolare determinate cose, non altre. Quindi tutto questo è importante, però voglio dire questo, perché mi trovo d'accordo con tutto quello che è stato detto, con tutto quello che si è analizzato e con quello che il dottor Bombino ha analizzato perfettamente, da intellettuale lui anche, no? Perché queste cose si dicono quando si è una certa dimensione intellettuale. Però il problema poi è questo, diffondere, conoscere, fare, cioè far approcciare i cittadini, approcciare è un brutto termine, far avvicinare i cittadini a questa realtà. La sua associazione, io non la conosco, è un bel titolo, ha un bel titolo, però non so. È nata da poco. Sì, è nata da poco, però voglio dire chi si presenta alle elezioni non si può presentare poi dietro la porta, dico, non è questo il caso, per carità, non faccio riferimenti precisi a nessuno dei presenti. Però non si può presentare poi con l'amico per avere il voto. Cioè bisogna creare movimenti di opinione capillari. Secondo me bisogna andare proprio sul concreto, non tanto sulle visioni. Questo voglio dire, e questo intervento stimo moltissimo il presidente mio. Noi andiamo d'amore d'accordo, non solo nella nostra socia, ma con la FIDA, ma andiamo d'amore d'accordo, e ti spiego, vorrei dire una cosa, scusate, che a volte alle associazioni non ci uniamo, perché ci sono associazioni come nel caso nostro, dove noi non speculiamo niente e non vogliamo niente. Ce ne sono altre che sono collegate al politico di turno. Quindi è chiaro che non si possono unire con noi, che siamo liberi, sinceri e come si dice, fino Veritas. O no, non ci potrà mai essere questo pastiche culturale. È giusto per me. Perché ci sono 600 associazioni. Sì, io ho visto l'elenco delle associazioni culturali e c'è pure l'associazione della Sagra, dico per dire, della Caltarrosta. Quindi grazie alla presidente della FILAPA, Anna Ferraro, e poi diamo il microfono in ordine così ognuno potrà dire. Prego. Allora, io da tutto questo discorso ho capito che un po' la colpa, se una città non emerge, per esempio Reggio Calabria, è dei cittadini. Io assolutamente dico che non è vero, perché Reggio, ricordiamoci, che quando abbiamo perso il capoluogo, la città di Reggio, cioè, alcune persone sono morte per difendere il capoluogo e già i giochi erano fatti. Noi siamo impotenti, solo forse siamo un po', dovremmo avere una mentalità più aperta, più disinvolta, cercare di mandare gente a comandarci, a fare le leggi, di una certa competenza, soprattutto competenza, perché arriva molta gente ignorante che di politica non capisce niente. Scusatemi, alcuni, io scudo, non è che sono tutti uguali. Poi non hanno il concetto dell'emancipazione, del progresso, perché io a notare che Cosenza e Catanzaro debbano essere delle città superiori a Reggio e anche geograficamente sono inferiori rispetto alla città di Reggio, questo mi fa molta rabbia. Ma la colpa sicuramente, noi non possiamo farci nulla, noi non vogliamo andare alla rivoluzione, noi vogliamo trovare gente che capisca i problemi della città, incomincia a fare un po' di pulizia, politici che non vanno bene, che vengono che se ne vadano a casa e si prendono i giusti provvedimenti. Allora, da Giovanni Santoro in poi rispondere così. Sì, allora io rispondo soltanto al, non mi ricordo il suo nome, qual è l'importanza? Allora, l'idea di città, di visione, di sogno, e partiamo dal togliere le scuole dalla via Marina e fare gli alberghi. Vengo pratico,
no? Chi fa gli alberghi? No, aspetta, no, altrimenti così diventa facile, perché qui non è più visione, qua parliamo, ritorniamo nell'utopia, perché se io faccio libero una scuola, tolgo via il Pina e dico adesso facciamo l'albergo, poi scopriamo la fine che ha fatto il centralino, dove non c'è nessuno che giustamente va a metterci dei soldi privati, perché io imprenditore non metterei un centesimo per costruire un albergo in una città dove ci sono circa 180 bed and breakfast abusivi. Mi faccia terminare poi, no? Allora, ci sono delle cose differenti, perché l'imprenditore diventa tale nel momento stesso in cui c'ha la richiesta. Cerchiamo di capirlo questo, perché io non apro un negozio che vende dei bottoni in una città dove tutti quanti usano le cerniere, no? Allora, se tutti quanti usano i bottoni, allora io dico, va, quasi quasi può diventare interessante. Del resto, se voi vedete in questa città cosa ci stanno, continuano ad aprire attività di pubblici esercizi, di ristorazione, continuano ad aprire pub, pizzerie, perché? Perché poi la gente curiosa che fa, esce, va e mangia. Per cui l'imprenditore è successivo, non anticipa, ma segue quello che la richiesta è. Questa sera alle Muse l'appuntamento domenicale riguarda la città di Reggio Calabria. Varie personalità sono intervenute, interverranno proprio per discutere di quella che è stata la città nel tempo, quali sono state le figure, personaggi importanti e quali magari potrebbero essere delle figure che potrebbero ricreare la Reggio del futuro, la Reggio del domani. Accanto a me una figura d'eccellenza della Reggio della Fede e perché no, della fede nel suo fare, in Fieri, un volto che un po' ha accompagnato i momenti più interessanti della vita della diocesi di Reggio Calabria. È uno storico, è naturalmente un decano dei giornalisti e appunto Don Denisi. Don Denisi, stasera raccontiamo un po' della città di Reggio Calabria. Reggio, che cosa ha avuto rispetto alle altre città calabresi e come vede la Reggio in un prossimo futuro? Devo dire che entrando in questo piccolo museo ricco di memorie, di immagini, mi sono sentito piccolo, perché pensando al tema di questa sera, appunto Reggio nella sua storia, nell'arte, nella religione, per parlare dovrei avere l'ispirazione dei profeti dell'Antico Testamento, di Ezechiele, per esempio, o di Isaia, che veramente aveva visioni grandi, celesti, che si ispiravano all'Altissimo, all'Eterno, come chiamano Dio gli ebrei. E poi, riflettendo sui pensieri che mi saranno richiesti sempre sul Reggio, non tanto sul passato quanto sul suo futuro, dovrei avere l'intelligenza, il pensiero, la cultura, la filosofia dei nostri grandi calabresi, a cominciare da Gioacchino da Fiore, da Tommaso Campanella, che nella città del sole ha ipotizzato questa città ideale che Reggio non è stata, ma che potrebbe diventare. Pensieri che si dovrebbero ispirare anche alla fede dei nostri grandi, a cominciare da San Paolo, che ha evangelizzato questa terra approdando a Calamizzi e finendo all'ultimo santo della nostra terra, il santo di Reggio, padre Caetano Catanoso, che è stato il mio padre spirituale negli anni 40-50 e che io modestamente ho contribuito alla canonizzazione facendo il giudice di tutti e due i miracoli con i quali è diventato prima beato
nel 1997 e poi santo nel 2005 con il grande Papa Ratzinger, Papa Benedetto XVI. Quella mattina del 23 ottobre del 2005 ho avuto la fortuna di svolgere il ruolo di postulatore della causa di San Gaetano Catanoso e quindi di presentarmi al Papa a esprimere il ringraziamento della Chiesa Regina e della città per aver fatto questo dono veramente grande alla nostra città con la canonizzazione di San Gaetano Catanoso. E quando mi sono inginocchiato ai piedi di Papa Benedetto e ho visto brillare i suoi occhi di curiosità, di interesse, e gli ho detto: Santità, io l'ho conosciuto, è stato il mio padre spirituale, mi sono confessato tante volte con lui, ha ulteriormente sgranato i suoi occhi vivaci e poi aspettava qualche confidenza. E io, da birichino, come qualche volta mi capita di essere, gli ho detto: Santità, quando ci parlava del Papa, il padre spirituale, padre Gaetano Catanoso, ci diceva: quando parla il Papa, parla Gesù. Al che l'ho visto quasi smarrito nell'infinito e aveva cominciato a dire: ma io veramente, ha sospeso la frase, ho intuito che voleva dire: ma io non sono Gesù. E gli ho baciato la mano per la seconda volta e vedevo che il cerimoniere mi sollecitava il Papa, che l'udienza era finita, dinanzi a 100.000 persone che aspettavano in piazza San Pietro il discorso del Papa, mi sono veramente sentito piccolo, un membro di questa comunità ecclesiale e di questa comunità civica, che però ha avuto l'orgoglio, la santa invidia da parte di tanta gente che poi mi ha chiesto: ma cosa vi dicevate voi e il Papa, che siete stati 3-4 minuti insieme? Ecco, qualche immagine dei miei ricordi, ma dei ricordi che riguardano la città di Reggio Calabria, la chiesa di Reggio Calabria con la sua storia bimillenaria, a cominciare da San Paolo, San Stefano da Nicea, a finire agli ultimi vescovi. Mi piace ricordare semplicemente il cardinale Portanova, all'epoca poco prima del terremoto del 1908, il grande Enrico Montalbetti, l'unico vescovo che è morto a seguito dei bombardamenti della guerra mondiale 39-45, e poi, se permetti, il mio vescovo Aurelio Sorrentino, che ha avuto questo coraggio di portare due volte a Reggio Calabria i Papa Giovanni Paolo II e poi di far svolgere a Reggio Calabria un congresso eucaristico nazionale che in Calabria non era mai stato celebrato.